Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione parlamentare sul femminicidio, questo lockdown ha creato tanti problemi anche nei nuclei familiari e sembra dai dati che emergono che la violenza domestica sia stata in aumento. I dati purtroppo su questo, non so se dire purtroppo o per fortuna, sono dati ancora non certissimi e quindi non li possiamo certificare come commissione, nel senso che sicuramente abbiamo avuto una prima fase nella quale sono diminuite di colpo le chiamate ai centri antiviolenza e questo è stato per tutte noi che ci occupiamo di questo settore, di questo tema, un campanello d'allarme. Poi sono tornate a salire le chiamate ai centri antiviolenza e le richieste di aiuto dopo la pubblicizzazione del 1522, ma sostanzialmente abbiamo la registrazione di numeri invece in fortissima diminuzione rispetto alle denunce formali presentate alle forze dell'ordine. Questo non sappiamo ancora se è da ascrivere alla impossibilità delle donne di uscire di casa oppure proprio a un fenomeno che ha è stato contraddistinto da altri tipi di caratteristiche, che quindi non ha portato le donne a denunciare per altro tipo di ragioni. Stiamo indagando ancora per una lettura corretta e quindi rispondente ai dati di realtà. Una cosa è certa, le donne sono state sicuramente più esposte, perché sappiamo che la violenza è una violenza molto spesso domestica, dove per domestica intendiamo all'interno di una relazione, ma anche all'interno di una casa. E molto spesso le donne sono state chiuse, costrette a essere chiuse in casa con il loro aguzzino aggressore, ma anche le donne per strada sono state costrette a camminare molto spesso in strade deserte, desolate. Ricordiamo il caso, no, a Napoli della donna che tornava da lavoro e è stata violentata brutalmente. Purtroppo dobbiamo registrare oggi ancora un caso a Pozzuoli di una donna che credo sia ancora in queste ore combattendo tra la vita e la morte per l'aggressione di un uomo con il quale aveva una relazione. Ecco, diciamo che purtroppo il fenomeno della violenza possiamo dire sicuramente non si è arrestato durante l'esperienza drammatica del Covid. È un fenomeno che resiste in ogni caso, se non addirittura ha toccato per alcuni tipi di violenze addirittura picchi ancora più alti. In attesa dei dati, appunto, che giustamente dicevo lei, hanno necessità di essere trattati, però lei è presidente di una commissione, per la prima volta è stata costituita quella sul femminicidio, che è frutto di un impegno parlamentare, di un'osservazione sul territorio. Ecco, i centri di violenza, antiviolenza, che sono sicuramente quel campanello d'allarme che fa comprendere quanto una società è evoluta. Qual è la situazione attuale in Italia? Noi dobbiamo riconoscere che il quadro normativo italiano è un quadro normativo di tutto rispetto, è un quadro normativo robusto per affrontare il fenomeno della violenza. E abbiamo fatto tantissimi passi in avanti, abbiamo soprattutto lavorato molto sul campo della repressione e della punizione, io direi forse addirittura troppo esclusivamente solo su questo. Il Grevio, che è appunto un comitato di esperti che valuta l'impatto delle nostre leggi e soprattutto l'attuazione della Convenzione di Istanbul, che è il faro, l'asse portante di tutta la rete antiviolenza, ecco, ci dice che forse dobbiamo insistere di più su altri tipi di approcci, in modo particolare su un approccio di tipo culturale. Dobbiamo infatti ricordare che le donne oggi, sebbene vi sia, ripeto, un impianto normativo importante, rischiano, una volta che hanno denunciato anche il proprio aggressore o la violenza subita, di non essere protette in maniera adeguata, di essere ancora esposte al rischio e soprattutto tante volte addirittura di essere vittimizzate una seconda volta, cioè non credute oltre che dalla società, non credute dagli assistenti sociali che si occupano del loro caso, dagli consulenti tecnici durante i processi, dagli stessi avvocati, dagli stessi operatori delle forze dell'ordine, a volte addirittura dai giudici. Quindi dobbiamo lavorare molto perché cambi una mentalità, vi sia la capacità innanzitutto da parte della rete, di tutti gli operatori, di leggere il fenomeno della violenza per quello che è, ma vi sia una risposta corale di tutta la società nelle sue diverse articolazioni, che sia appunto una risposta capace di leggere esattamente la violenza per quello che oggi è, non un raptus, non un momento di aggressività di un uomo che ha perso la pazienza perché è un uomo particolarmente aggressivo, ma è il frutto di dinamiche ancora profondamente diseguali, sperequate, asimmetriche, di dinamiche nelle relazioni tra i generi, nelle relazioni tra uomini e donne, che sono purtroppo relazioni non ancora paritetiche. Non si riconosce all'uomo e alla donna stessi dignità, stessi diritti, e in ogni caso uno dei due generi, quello maschile, molto spesso si ritiene, per qualche ragione, un soggetto di carattere, come dire, superiore, quindi in diritto di poter esercitare
sopraffazione, cultura della sopraffazione e addirittura a volte del possesso, quasi che la donna fosse un oggetto di sua proprietà, e per questo anche in diritto di esercitare, in alcuni casi, ovviamente in quelli più ai limiti, violenza, violenza che è una violenza, ricordiamolo, di tanti tipi: violenza sessuale, violenza psicologica, violenza economica, fino addirittura ad arrivare all'uccisione delle donne. Purtroppo i numeri dei femminicidi sono ancora alti, altissimi, e nonostante un fenomeno, ripeto, norme che hanno lavorato per abbattere questo fenomeno di carattere repressivo, punitivo, abbiamo aumentato le pene, le aggravanti, tutto questo non ci dà risposte. Significa che dobbiamo lavorare di più sul piano culturale, che significa tutte le agenzie educative coinvolte, università, scuola, ma anche famiglie, modelli che si devono rimandare e tramandare ai nostri giovani diversi da quelli che loro hanno conosciuto. C'è una proposta sua che è stata varata nel decreto Italia, Cura Italia. Lei ha proposto un cospicuo finanziamento per aiutare ulteriormente e rafforzare questa rete di cui lei parlava. Sì, perché i centri antiviolenza e le case rifugio sono, ricordiamolo, forse l'unico soggetto in tutta la rete che da sempre lavora innanzitutto riconoscendo, leggendo la violenza appunto per quello che è, in maniera assolutamente corretta, credendo alle donne e sapendole accogliere nel 99,9% dei casi nella maniera più giusta e più efficace. A loro va un plauso speciale da parte mia, da parte dell'intera Commissione, per il lavoro prezioso che fanno in condizioni molto spesso di grandissima e straordinaria difficoltà. Alle operatrici di tutti i centri antiviolenza, a quelli che li governano, dobbiamo dire un grazie. E proprio per questo abbiamo ritenuto utile in questa fase dare a loro un segnale, perché si trovavano ad affrontare una situazione drammatica di emergenza in una condizione già difficile di precarietà. Spesso i fondi arrivano in ritardo e non hanno le condizioni per poter assistere in maniera adeguata le donne. Quindi noi abbiamo detto: devono arrivare soldi, e devono arrivare soldi a questi centri in maniera veloce, immediata. Quindi una deroga alle normali procedure, lo stanziamento di fondi straordinari aggiuntivi rispetto a quelli che dovrebbero arrivare in maniera ordinaria, dedicati esclusivamente alla gestione di questa emergenza, quindi ad accogliere più donne nelle loro case rifugio e nei loro centri, ad adottare tutte le misure di sicurezza, insomma un contributo aggiuntivo per mettere in sicurezza le operatrici sicuramente, ma soprattutto le donne, quelle che già erano ospiti delle nostre case rifugio e quelle che sono state costrette ad abbandonare la casa e rifugiarsi appunto in queste altre strutture. Ricordiamo che però in Italia dovremmo tutti quanti noi conoscere di più e meglio, ma soprattutto applicare di più e meglio una misura portante per la lotta alla violenza, che è quella di allontanare gli uomini maltrattanti dalle loro case, soprattutto in un tempo nel quale allontanare le donne significa molto spesso allontanare anche i minori, i bambini da queste case, significa applicare a loro un ulteriore trauma rispetto a una violenza che già stanno subendo. Quindi tante volte allontanare l'uomo significa aiutare anche di più i bambini. E queste sono cose che appunto, come dicevo prima, il nostro quadro normativo prevede già, ma che vengono applicate troppo poco spesso. Questo per, secondo noi, mancata specializzazione di tutti gli operatori che lavorano nella filiera, ovviamente dove intendo tutti i generi di operatori, cioè tutte le figure professionali coinvolte, ma non facciamo di erba un fascio, ci sono tanti operatori che sanno applicare bene queste regole, purtroppo ce ne sono alcuni che non le conoscono o non le applicano, o le applicano facendosi però, come dire, condizionare da stereotipi e pregiudizio di cui ancora sono portatori o portatrici in alcuni casi. Senatrice, ci ascoltano molte donne, possiamo dire loro che la possibilità di una nuova vita c'è nel momento in cui denunciano? Assolutamente sì, il mio consiglio è: rivolgetevi sempre a un centro antiviolenza più vicino. Se non sapete dov'è e qual è, chiamate il 1522 e chiedete aiuto, chiedete che vi sia indicato un centro, lì troverete personale adeguato, formato, non metteranno mai in discussione la vostra parola, vi crederanno, vi accoglieranno e vi accompagneranno in un processo forse non brevissimo, ma sicuramente che al loro fianco sicuramente risulterà più semplice da affrontare e che vi porterà verso la luce e la fuoriuscita da questo tunnel drammatico che è quello della violenza. Ecco, sicuramente posso dire a tutte queste donne: non siete sole, ci siamo, c'è una rete importante pronta ad accogliervi. Credeteci e chiamate il 1522. Beatrice, grazie della sua disponibilità. Grazie a voi, buon lavoro.